Assessore, dal 26 aprile riapriranno molte attività, si tornerà ad una quasi normalità per quanto riguarda il commercio, ma non solo. Nel nostro paese, in Abruzzo, parliamo di Chieti in questo caso, state già pensando a questa seconda fase, se così la possiamo definire? Assolutamente sì, un momento assai importante. Noi stiamo lavorando proprio per questa data da tempo, siamo felici che sia arrivata. Abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative, per esempio Famiglie e Commercio, con la quale già stiamo erogando le prime 53.000 euro sotto forma di buoni acquisti a favore della categoria e degli esercizi commerciali della città. Abbiamo riaperto i termini per arrivare poi alla cifra complessiva di 100.000 euro. E poi, insieme alla categoria, abbiamo costruito un'iniziativa che è una vera e propria Fidelity Card del commercio cittadino, che darà servizi alla cittadinanza, che formulerà anche delle promozioni e che soprattutto avrà l'obiettivo di riavvicinare la cittadinanza agli esercizi commerciali cittadini, perché un altro problema, oltre chiaramente a quello sanitario di questa pandemia, è stata quella di aver fatto proliferare l'acquisto online a scapito del commercio di vicinato. Noi questo non lo possiamo permettere, dobbiamo riportare le persone a comprare in città, da qui l'hashtag Compra Teatino. Anche se è ancora un po' presto, state già pensando a delle iniziative per l'estate, anche per riportare il turismo nella città di Chieti? Se le condizioni lo consentiranno, certamente sì. Insieme al nostro sindaco, insieme al vice sindaco De Cesare, che ha la delega anche al turismo, e agli eventi, stiamo ragionando proprio su una serie di iniziative che possano portare al contempo le persone a visitare la città, a vivere la città e, chiaramente, per quello che riguarda il commercio, a comprare in città. Abbiamo su questo riscontrato una vicinanza da parte della categoria e noi, sin dal nostro insediamento, abbiamo costruito un tavolo del commercio che ha proprio questo obiettivo.